Bonuccio, Bonuccio! E Divino ha promesso di ritornare fra 8 settimane per sposarmi. Tutto questo sai perché? Per dimostrare a tutti che ti ha piegata alla sua volontà. Ecco. Non essere cattivo. Non lo sono, Silvetta, è la verità. Boni. Silva, torna in te, sii ragionevole. Certe volte mi fai pena, ma è necessario guardare in faccia la realtà. E Divino, in questo momento, è in una situazione che non può essere fidanzato né con te né con altre. E perché? Perché? Perché è già fidanzato e addirittura è già stato fissato il giorno delle nozze. Non è vero. Silva, sono o non sono tuo amico? Guarda, questo è l'invito. Principe, principessa dell'Eppert-Weilerschein, si onorano di partecipare al fidanzamento del loro figlio Edvino Carlo con la contessa Stasi Egenberg. Te l'avevo detto. Su, credimi, è meglio così. Questa parentela non ti merita. Tu appartieni al caffè Chantan e ora devi essere più saggia, più forte. E devi alzare il capo con superbia. Adesso noi partiamo e andiamo a New York e là vedrai. Cosa vuoi che conti essere principessa d'un regno imbalsamato, eh? Conta molto di più essere principessa d'un regno eterno, d'un regno vivo, il tuo. Perché tu sei una principessa. Tu sei la principessa della Chardash. Si può nievere così. Vuoi che perdiamo la nave per New York? Fa venire subito una carrozza!